Benvenuti. Bellissimo questo teatro così pieno. Siamo alla 11ª edizione di questa stagione concertistica classica internazionale qui a Gravina di Catania. È sempre una gioia grandissima poter cominciare un nuovo percorso insieme, dove ognuno di noi fa la sua parte. Noi organizzatori, il comune di Gravina, il sindaco che tra un po' invito a dire due parole, e soprattutto grazie a questo pubblico numeroso. Do un caloroso benvenuto ai nuovi e un grandissimo ringraziamento e un bentornato ai nostri fedelissimi abbonati che ho ritrovato numerosi. Avete un programma davanti, ripeto, siamo all'11ª edizione, ribadisco il fatto di 11 edizioni perché in un clima non troppo positivo, oggi in genere per la cultura è davvero uno dei momenti più tristi, siamo davvero fieri e orgogliosi e sempre con entusiasmo e gioia portiamo avanti in nome dell'arte, della bellezza, della cultura, i valori appunto in cui crediamo e li portiamo avanti tutti insieme, ciascuno di voi in questa poltrona è con noi nel portare avanti questo progetto. Quest'anno tra l'altro è stato particolarmente bello perché alcuni dei nostri abbonati che hanno, mi sento di parteciparvi anche questo, delle attività hanno detto quest'anno non facciamo solo l'abbonamento, vi sosteniamo anche con un contributo in più, quindi addirittura abbiamo avuto questa possibilità di ricevere un riconoscimento di collaborazione anche da altre attività. I nostri quest'anno 18 concerti, non so chi ha già visto il programma, abbracciano tantissimi generi. Speriamo di accomunare tutti questi generi sotto un solo nome, qualità. Noi ci teniamo tantissimo che, a prescindere proprio dal genere che è, oggi è jazz ed è un grande jazz, noi siamo tra virgolette specializzati per la musica classica, però ogni tanto battiamo anche vie parallele di grande qualità, quindi portiamo avanti dalla musica barocca, quindi con strumenti antichi, clavicembalo, flauto dolce, saranno presenti in marzo, ma avrete modo di guardare tutta la stagione. Faremo un excursus sulla musica da camera, grandissimi nomi del panorama internazionale come Domenico Nordio, che alcuni di voi hanno già ascoltato, Pietro De Maria. Avremo diversi duo pianistici con nomi come Roberto Grosseda, Alessandra Ammara, una giovanissima coppia di fratelli argentini, ma ancora saranno presenti la prossima settimana due pianisti, uno locale, Francesco Zappalà, e ancora Federico Gianello, grande nome nel panorama internazionale. Ci sarà la musica vocale a dicembre, ci sarà un quartetto vocale con un quartetto d'arte, con pianoforte a quattro mani, io e un'altra pianista. Veramente, come dire, per tutti i gusti, ma gusti che poi naturalmente ognuno di noi per preferenza si avvicina più magari ad uno stile, però davvero cerchiamo di offrire il più possibile un panorama musicale su cui poi magari fare appunto avvicinarsi in base alla propria predilezione. Stasera inauguriamo con quattro musicisti, molti di voi conoscono questi grandi musicisti, Fabrizio Bosso che ci ha dato davvero l'onore con l'amicizia e la simpatia che ci ha dimostrato e la sua straordinaria bravura di tornare con gioia qui da noi a distanza di pochi mesi, e davvero con grande entusiasmo abbiamo accolto al suo fianco un trio di giovani affermati straordinari musicisti siciliani,
Fanfabula, con Peppe Tringali, Alberto Fidone e Semi Burgio, che davvero si avvicinano a questo far musica insieme, che è il nostro più grande obiettivo, far musica con gioia insieme, e quindi un grande del panorama internazionale con musicisti siciliani altrettanto bravi. Tra l'altro mi preme sottolineare che Peppe Tringali è proprio professore a Gravina nelle scuole medie, indirizzo musicale di percussioni, quindi davvero e quindi è bello proprio in questo nostro salotto allargato riuscire a fare tutti una parte d'arte. E sul programma mi preme sottolineare che c'è un errore di data del 23 dicembre, il concerto del 23 dicembre segnato invece 23 novembre, però è segnato in modo corretto nell'indice. Quindi magari chi dà un'occhiata è attendibile la data dell'indice. E spero davvero naturalmente di rivedervi tutti per il concerto poi del 9 novembre con questo pianista. E prima di lasciare la parola alla musica, solo un attimo invito il sindaco Domenico Rapisarda a salutare il pubblico. Grazie Giulia. Buonasera a tutti, sono per il piacere di darvi il benvenuto e portarvi il saluto personale mio e di tutta l'amministrazione. Giulia ci stupisce ogni anno sempre di più. Quest'anno avremo una stagione che io senza infingimenti e con orgoglio dico che ci porta a un livello europeo, veramente di qualità e soprattutto l'unica nota positiva rispetto alle altre stagioni le quali ognuno di noi è solito frequentare e aderire, perché questa diventa sempre più partecipata. E allora questo è senz'altro il miglior tributo che diamo noi all'arte, alla musica e alla nostra cultura tutta. Quindi benvenuti sempre a Gravina, io non voglio più rubare tempo, altrimenti il professor Tringali non lo so cosa, e per dare il benvenuto a Fabrizio Bosso, che tanto onore ci ha fatto l'anno scorso e con piacere lo rivediamo questa sera insieme a tutti gli altri artisti che Giulia con tanta passione, ecco, e tanta competenza ci porta a toccare con mano. Grazie e buon divertimento. Non ultimo, anzi sentitissimo ringraziamento va alla ditta Pennisi Pianoforti, che con passione, professionalità e grande impegno ci segue ormai in questa avventura, quindi un grazie speciale a Pennisi Pianoforti. Buona serata.